dalla società Energy Volley e più precisamente in questo caso dall'ufficio comunicazione Energy Volley abbiamo Matteo Dalla Tommasina e l'atleta Emanuele Arena. Emanuele Arena ha giocato nel ruolo di libero in serie B2 e invece come schiacciatore negli under 17 in serie D. E, Matteo, volevamo chiederti come va appunto la comunicazione dell'Energy Volley in questo momento, le novità? Allora, noi in Energy Volley stiamo cercando di far sapere il più possibile sia agli addetti ai lavori, quindi all'interno del mondo della pallavolo, sia a chi, a chi è solo interessato a questo bellissimo sport, tutte le iniziative che sta facendo appunto Energy Volley e la Parma Pallavolo Project. Per fare questo stiamo aggiornando puntualmente il sito internet che è www.energyvolley.it e anche una nuova pagina Facebook, la pagina della società che si può trovare su www.facebook.com/energyvolley. Con questi strumenti potete trovare tutte le informazioni, tutti i risultati, le foto e appunto tutte le iniziative che stiamo mettendo in pratica. A questo proposito volevo anche ricordare che questa domenica a partire dalle ore 9 nelle palestre Oltre Torrente e Renzo del Chicca si terrà il trofeo Estasi, un trofeo giovanile riservato all'under 16 femminile e all'under 15 maschile con tante formazioni da tutta Italia per ricordare Bruno Estasi, che è stato un grande pallavolista parmense, è stato anche in nazionale, ha partecipato a campionati europei e campionati mondiali e quindi insomma è giusto ricordarlo. Grazie Matteo. E abbiamo detto, Emanuele, che tu sei stato sia schiacciatore sia anche hai giocato anche nel ruolo di libero. Ti sei trovato bene in questi ruoli? Uno ti è piaciuto particolarmente, in particolar modo magari il libero che non tutti sanno cos'è, se ce lo vuoi spiegare? Allora sì, mi sono trovato molto bene in entrambi i ruoli, anche perché un buon ambiente ha favorito buon allenamento per prepararsi alla partita del sabato in B2 particolarmente. Invece in Under 17 svolgo il ruolo di schiacciatore, che in parte è un ampliamento del libero. Infatti il libero fa il giro dietro al posto del centrale e difende e riceve. Invece lo schiacciatore fa il giro davanti attaccando dalla prima linea. In B2 svolgo il ruolo di libero soprattutto perché Thomas God, il libero titolare, si era infortunato e quindi sono riuscito a sostituirlo soprattutto in partita. In allenamento ho dovuto partecipare anche a quelli dell'Under 17. Invece con la squadra di Rao in Under 17 faccio lo schiacciatore. E anche preparandosi fisicamente nella palestra di Adriano riusciamo a ottenere buoni risultati in Under 17. Appunto oggi abbiamo una partita contro l'Underlin di Modena. Va bene, grazie, in bocca al lupo per la partita. E Adriano, tu hai qualche consiglio da dare a questa squadra, a questi ragazzi? Certo cara, come do dei consigli? Sono il preparatore fisico di tutta questa squadra. Prima di tutto dobbiamo ringraziare che non è stato nominato, se no dopo si offende l'allenatore che è Rao, dico bene. Alberto Rao, che prima di tutto è anche responsabile tecnico di tutta l'area Energy Volley, questa società emergente, non tanto più emergente, ma una vera realtà.